calcissimo il tiro! Mamma mia che gol! Tempo qui tra Las Canarias e Blue Royal, partita ferma sullo 0-0. Andiamo un po' dai protagonisti di questo match. Andiamo da Bisceglie, il nuovo innesto qui per i Blue Royal. Bisceglie, questa partita molto equilibrata, nessuno riesce a sbloccare. Come mai secondo te? La partita è equilibrata, entrambi i fronti. Loro però sono un po' troppo fallosi e sono troppo aggressivi, dobbiamo fermarsi un po'. Voi però state reagendo bene, parlate poco in mezzo al campo e pensate a giocare. Sì. Quale può essere, diciamo, una tattica per buttarla dentro? Guarda, io ho consigliato a Murra di tirare su ogni pallone, qualsiasi pallone, perché non... Quindi siete il punto debole dell'Las Canarias, il portiere. Esatto. Perfetto, vabbè, non mi resta che... pallone, soprattutto le punizioni, non... bisogna sempre, come ha fatto come D'Angelo, tirare su dritto. Perfetto, non mi resta che augurarti in bocca al lupo. Andiamo un po' dall'altra compagine, la squadra di La Motta. Come sta andando questa partita? Un po' nervosa? L'arbitraggio com'è a tuo giudizio? No, è male, è proprio brutto questo arbitraggio. Però al di là degli episodi state concludendo poco là davanti. Sì, ma infatti non stiamo concludendo proprio niente. A parte che come ci tocciamo, come abbiamo un contatto con l'avversario, subito viene fischiato il fallo. E poi così non possiamo andare avanti. Cioè? Cioè che l'arbitro deve fischiare soltanto quando c'è il fallo, non quando non c'è il fallo. Ma al di là di ciò, non pensi che dovresti anche voi essere un po' più incisivi? Sì, anche stiamo giocando male, sì. Non concludiamo, stiamo sprecando un sacco di occasioni e potremmo concludere meglio. E quindi nel secondo tempo cosa dovete provare a fare? Dobbiamo meglio, dobbiamo rafforzare l'attacco e stare attenti alla difesa. Perfetto, ok, in bocca al lupo. Dopo partita della partita, Blue Royal contro Las Canarias, finita 2-1 per Las Canarias. Siamo qui con il migliore in campo, Pozzo, consegniamo anche la medaglia, complimenti. Grazie. E il migliore dei suoi Muga. Muga è andata male alla fine, avete subito il 2-1 dopo lo strepitoso gol che hai fatto, il pareggio, che sembrava aver fatto questa partita vista sul binario del pareggio. Va? Poi è stata una partita molto equilibrata, anche loro hanno giocato molto bene. Purtroppo all'ultimo siamo entusiasmati troppo, evidentemente. Abbiamo pagato questo, perché volevamo fare forse il secondo gol. Non ci siamo accontentati del pareggio. E purtroppo è andata male, però penso che abbiamo giocato una bella partita. Come hai detto tu, non abbiamo niente da recriminare, credo che giocando così possiamo fare veramente bene. Come hai detto tu, equilibrata, avete lottato e combattuto fino alla fine, poi. Complimenti al portiere. Perché ha fatto questo disparato, poi alla fine forse vi siete ammollati un po'. Secondo tempo è andato con la lucidità degli ultimi secondi. Peggio, secondo me, del primo, perché il primo abbiamo giocato meglio, il secondo tempo abbiamo perso un po'. Avete atteso un po' gli avversari. Abbiamo cambiato, diciamo, l'approccio alla partita. E poi alla fine è venuto il gol e pensavamo di potercela fare. Però poi alla fine gli ultimi secondi sono stati fatali. Purtroppo sono uscito dal campo perché ho dovuto la vomitare, è la verità. E purtroppo non ho neanche visto il gol, veramente. Però comunque complimenti a loro, io penso che è stata una partita molto equilibrata e potevamo fare di meglio sicuramente. Vuoi dedicare il gol a qualcuno? Al mio mister Leonardo Ciccarelli, e gli mando anche un bacio. Va bene, complimenti, ciao. Sì. Siamo qui con Pozzo, strepitose le tue due parate nei pali. Hai dato molto contributo alla vittoria della tua squadra, vittoria, e poi hai arrivato sul filo di lana. Cosa ci dici? La sua parata bella, se non mi sono pure la punizione, però hanno giocato bene tutti quanti e abbiamo meritato di. Forse ci manca qualcosa lì in fase offensiva, secondo me, o stasera. L'assenza di Alfonso Epifania. L'assenza di Epifania si è sentita. Sì. Cioè, stasera qualcosa non andava lì in avanti. Sì. Poco fluido il gioco, però abbiamo trovato lo stesso altro. Il gol finale, loro del pareggio, secondo te meritato o no? Da parte no, là. No, avete giocato meglio? Sì. Vabbè, nel secondo tempo sì, avete giocato, diciamo, un po' meglio, però la partita è stata equilibrata. Poi il gol alla fine vi ha dato i tre punti. Vi dedicherà qualcuno la medaglia? Ah, la quarta C che mi ha invitato a giocare questo torneo. Vabbè, complimenti ancora. Ciao.